Benvenuti nella seconda parte di questi incredibili video. Oggi parliamo dell'arma lunga, come avete probabilmente intuito, e vi mostrerò un pochino delle tecniche che ho utilizzato per migliorare nel suo utilizzo. Non mi dilungo più di tanto perché ormai avete capito come funziona, vi darò un po' di tips and tricks del modo in cui potete andare a migliorare la vostra performance in campo, tipo puntare il fucile con la cinghia chiusa. Vi mostrerò quello che io ho fatto per diventare l'incredibile campione del soft air che sono. Inserisci qualcosa che faccia capire che non è, cioè, nel senso, stai scherzando. Ovviamente, prima di partire, sigla. Tra arma lunga e arma corta, l'arma lunga è nettamente più semplice da utilizzare. Questo perché l'allineamento, soprattutto con le tacche di mira, e il suo utilizzo, soprattutto per noi che siamo soft air, quindi non abbiamo nessun tipo di rinculo, a meno che non si usino fucili a gas, è abbastanza semplice, ovvero ci basta andare a prendere la replica, allinearci in questo modo e abbiamo una linea visiva abbastanza semplice. La prima cosa di cui voglio parlare quando parliamo di arma corta è anche la più importante, ovvero abituare il nostro corpo ad avere una buona memoria muscolare. L'unico modo per avere una buona memoria muscolare è ripetere over and over and over lo stesso esercizio e insegnare quindi al nostro corpo a imbracciare, impugnare la replica nel modo corretto. Il primo esercizio infatti che vi mostro è una cosa veramente molto semplice che potete fare letteralmente in casa. Sì, perché ci basta metterci in una posizione di tiro, andando ovviamente ad aprire il calcio nella posizione corretta con cui lo andiamo a utilizzare, allargare la cinghia se ce l'avete in modo tale da poter imbracciare il fucile in maniera corretta e abituarci a stare in posizione high or low ready. Io personalmente preferisco la low ready, quindi avere il fucile che passa leggermente oltre la spalla, e da questa posizione, quindi già impostati correttamente, quindi con braccio destro chiuso e braccio sinistro che va a prendere la replica in questo modo, io preferisco questo tipo di posizione, vado a passare appunto da una posizione low ready ad high ready. Facendo questo esercizio più e più volte vado a insegnare al mio corpo come devo imbracciare, com'è che devo rimanere in puntamento. Questo non è da sottovalutarsi perché soprattutto nel soft air, più che in altre situazioni, ho lasciato il mirino acceso per tipo 2 giorni, grande, ci viene necessario essere veloci nell'acquisire il bersaglio, veloci nell'entrare in puntamento. All'inizio cominciate mettendo solamente la maglietta, perché quando andate ad aggiungere il tattico diventa un pochino più difficile andare a incastrare il fucile nell'incavo della spalla. Ne approfitto tra l'altro per farvi vedere com'è che imposto le mani. Questo braccio rimane completamente chiuso, cerchiamo di non aprire i gomiti, quindi stiamo in questa posizione. Il grip del braccio è il seguente, come vedete io ho un'impugnatura angolare, vado ad aggrapparmi al fucile in questo modo, quindi mi blocco in questo modo qui. Potete tenere il dito dritto, potete stare così, insomma cambia poco, tanto non abbiamo controllo del rinculo, come ben sapete, e stiamo così. L'idea non è di avere il braccio alto, ma di averlo leggermente girato, se possibile, questo è opinioni, io personalmente mi trovo male, ma molti lo consigliano, è di tenere anche il braccio leggermente introverso. Alcuni dicono che addirittura dobbiamo andare a toccare con questo braccio il caricatore all'interno, quindi stare veramente in una posizione così. Io mi trovo molto scomodo, lo trovo poco comodo, però sono pienamente d'accordo nel evitare che ci sia questo. Andando a ripetere questo esercizio tante volte, il vostro corpo si abitua. Se vedete qualcosa a cui dovete puntare, bam, siete lì, siete pronti, non avete bisogno di aspettare. Un'altra cosa utilissima è ovviamente andarci a abituare non solo a un puntamento da posizione di low ready, ma anche di un puntamento di posizione in high ready, ovvero in questo modo qui, quindi fucile sostanzialmente qui in basso. Io personalmente non mi voglio addentrare più di tanto nelle varie posizioni, quale sia meglio, low o high ready. Secondo me per il soft air la risposta è quello che vi risulta più comodo, tanto non abbiamo bisogno veramente di andare a snocciolare questo tipo di cose in maniera così dettagliata, anche perché non ne ho le competenze e non le voglio avere ora come ora. Io vi ho mostrato l'esercizio principale. Una volta quindi che abbiamo imparato a entrare in puntamento in maniera precisa e il nostro dot e la nostra sight picture è chiara, ci alleniamo ad allinearci su dei bersagli e non semplicemente entrare in puntamento. Questo significa che davanti a noi, io in questo caso ho 3-4 busti di manichini, ci mettiamo in posizione e andiamo a puntare tutti i vari
manichini. Ancora meglio se prendete delle X di scotch, le appiccicate ai muri di casa e vi abituate a questa posizione, a dire ok, lì, ok, lì, ok, lì, e fate pam 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 pam. L'obiettivo è ovviamente andare a tirare sul fucile, allinearci col nostro bersaglio e trovarlo subito. Quindi l'idea è che se devo puntare in quel punto lì e col fucile vado a puntare e in realtà sono fuori rispetto al mio obiettivo, devo andarlo a correggere. Vuol dire che c'è qualche errore nella fase precedente, ovvero io vado a imbracciare e puntare il fucile, come ho fatto in questo momento, in maniera sbagliata. Quindi sono troppo distante rispetto al mio bersaglio. L'obiettivo di questa cosa è andare a perfezionare al massimo le nostre abilità di acquisizione del bersaglio e velocità di acquisizione del bersaglio. Un elemento importantissimo che dice Tyrannosaurus Arms sopra questo genere di allenamenti è che pensate di giocare a un FPS, Call of Duty. Pensate cosa succederebbe se ogni volta che entrate in puntamento con la vostra replica e avete un bersaglio che è qui, il vostro puntatore si mettesse qui o fosse sempre fuori e non allineato col vostro bersaglio. Rage quittereste il gioco in 2 secondi. Motivo per cui questo esercizio, che potete fare, ripeto, in casa senza problemi, è il meglio. Vi permette di andarvi ad allineare in maniera comoda e memorizzare, far sì che il vostro corpo si ricordi che ogni volta che dovete entrare in puntamento la posizione delle mani, del corpo, della schiena è quella. Sono dilungato come al solito fin troppo. Per quanto riguarda le cinghie e gli accessori nella replica, non mi ci voglio addentrare troppo. Questa è la mia carabina, la sto utilizzando con questo assetto RD2 Eimo, di Ball 2, anch'esso quello full metal, quindi con tutti gli accessori, un'impugnatura angolare che per me sono le migliori, tendo a posizionarle non qua davanti ma leggermente indietro perché mi permette di mantenere il braccio leggermente piegato e quindi a riposo, visto che comunque è un fucile che pesa abbastanza perché è il Trident della Crytek, la versione da 13 pollici e mezzo se non sbaglio, quindi è bello pesantuccio. Ultimamente sto adorando le cinghie a due punti, come avete visto questa è una di quelle che hanno il loro sistema per andarle a bloccare, quindi il fucile poi dopo lo posso andare a stringere al mio corpo, addirittura portare di lato ed estrarre la pistola. Personalmente sono spettacolari, continuo ad utilizzare anche quelle a un punto direttamente attaccate al tattico, le scuole di pensiero sono tante, io non mi voglio inserire a forza. Quindi il segreto per migliorare con l'arma lunga è semplicemente ripetere gli esercizi. Come in qualunque sport, non crediate che il soft air sia solamente ho l'abilità innata di allinearmi con ogni soggetto e riesco a beccarlo. Dobbiamo tassativamente imparare ad allinearci ed acquisire il nostro bersaglio il più velocemente possibile. Tutto il resto viene dopo, tutte le altre cose sono secondarie. Vi lascio anche la versione economica di questi modelli qua, ovvero gli Evolution, ce ne sono di tanti tipi. Se volete partire con un fucile veramente tosto e anche una replica lunga, c'è il Ghost 2022 L, ve lo lascio, ripeto, linkato in descrizione, andategli a dare un occhio perché vi avvantaggia non di poco, sia per il peso che per le incredibili prestazioni che ha la replica. C'è la recensione un pochino ovunque, la potete trovare facilmente. L'ultimo esercizio, che secondo me è molto importante, prevede ovviamente che si vada a sparare. Dopo che abbiamo imparato ad entrare in puntamento e acquisire un bersaglio e un altro, la cosa più importante ovviamente è andare a sparare. Quindi andremo in giardino, ci posizioneremo le nostre sagome davanti, ma non andremo a sparare sempre allo stesso bersaglio, sempre alla stessa distanza. Quello che andremo a fare infatti è molto più interessante, ovvero ci metteremo a 20 metri dal nostro bersaglio, all'inizio magari potete stare un pochino più vicini, e da 20 metri andremo a sparare. Poi ci avvicineremo di 3 passi, quindi sostanzialmente di 3 metri ad arcene. E andremo di nuovo a puntare i nostri bersagli. Ci avvicineremo ulteriormente e andremo di nuovo a far fuoco su questi bersagli, ripetendo sempre questa cosa. Successivamente, quando questa cosa ci verrà molto semplice, colpiremo sempre il bersaglio e ripeteremo l'esercizio correndo. Quindi al posto di camminare, partiremo sostanzialmente dal fondo, bam, 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 bam. Continuiamo a correre, continuiamo a mettere velocità e noteremo che con questo movimento verranno fuori gli errori. Come avete visto, l'oscillazione aumenta, come avete visto, ci vuole più energia. Questo vi tornerà utile. Andatevi a vedere il primo video in cui parlo di come possiamo andare a migliorare le nostre abilità
nel software su che cos'è che dobbiamo lavorare fisicamente, parlando, perché potrebbe essere utile. Grazie a questo esercizio, andando a ripetere pa, 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 troverete che è molto più difficile colpire i bersagli, e soprattutto avendo questa cosa di dover correre, quindi facendo partire l'adrenalina, essendo un pochino più stanchi e soprattutto dovendo acquisire i bersagli in rapida successione per cercare di metterci il minor tempo possibile, noterete come è effettivamente tutto più complicato e comincerete a migliorare pian piano. Bene, penso di aver fatto un bel quadro di quello che potete cominciare a fare in questa prima parte. Se foste interessati ad approfondire ulteriormente l'argomento, vedere quello che faccio con la mia squadra, quali sono anche gli allenamenti avanzati che si possono fare, ditemi qualcosa che volentieri vi porterò altri contenuti di questo tipo. Vi ricordo che in descrizione trovate linkata tutta l'attrezzatura che vi ho mostrato qui, comprese repliche e altre cose molto interessanti, e che ovviamente siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, il negozio dove potete trovare attrezzatura da software a ottimi prezzi e anche molta attrezzatura tattica veramente, veramente interessante. Anche perché mi ci sono riempito la casa, quindi insomma. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Se avete domande, dubbi, perplessità, volete parlare delle cose di cui ho detto in maniera civile, ci sono i commenti. Io ho sempre piacere di disquisire di queste cose con voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questa splendida giornata e, come al solito, stay hungry!